Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think grow hard. Ok, ragazzi, ci siamo. Partiamo. Partiamo, cerchiamo di finire questo meraviglioso gioco che è durato molto di più delle mie aspettative. Così domani partiamo per una nuova avventura. Avventura. Ciao, sigaraio. Ciao. Sei pronto ad uscire da Union? O meno, spera di uscire da Union perché... Oggi vediamo se troviamo qualche altro sacerdote. No, 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 continua, continua, continua. No, continua, continua, continua. Aiuto! Capitolo 12, sono 17 capitoli. Se tutto va bene, ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare. Sono... Non piangere. Non piangere! Ah già, adesso c'è tutta questa cosa. Oddio, non mi ricordo più, eh. Avviciniamo bene il microfono perché effettivamente mi sono accorta che a volte non mi si sente. Ragazzi, chi è che mi ha visto? Che cazzo? Oddio! Ha visto, ragazzi. Guarda così. Ho finito le munizioni. Ha finito le munizioni! Perché fu? Ah già, perché non aveva più niente. Come lo facciamo fuori questo? Come lo faccio fuori? Beh, dai, abbiamo tempo, vieni qui. Ho bisogno proprio della tua ascia. Non mi ha visto più. Faccio casino. Oh, grazie. Cominciamo bene, non mi ricordavo più io, eh. Allora, abbiamo fatto fuori tutte le munizioni, tutte le nostre risorse, tutto. Oddio! Ma che cacchio? Ma davvero? Poi compaiono così all'improvviso. Ma che scherzo è questo qui? Allora mi ha dato un ascio, mi ha dato questo che ci può servire. Prendiamo l'ascio perché l'abbiamo finita noi l'ascio. Qua abbiamo ci ha lasciato qualcosa. Ragazzi, c'è tutto schifo. Sigaraio, c'è schifo qua dentro. Ah, vedi, Melmetta, vogliamo non prendere Melmetta che ci serve. Qua ci stanno potenziando, manco fossimo. Ma che si fa correre così. Qua c'è un altare. Abbiamo trovato un'altra bisaccia. Ma non abbiamo le munizioni, cioè ci danno il porta munizioni. Io capisco, però... Vabbè, continuiamo a guardare un po' in giro, no? Troveremo qualcosa? Benissimo, soprattutto sbagliamo i tasti così. Anch'io dopo mangiato vedere un mare di sangue, insomma. No, eh? C'è qualcuno che... Oddio! Oddio, non me l'aspettavo! Oddio, ho preso... Un infarto preso, preso! Ma quanti sono? Oh! Ma come cacchio sei messo? Ma no! Ragazzi, no! Non mi spara, non mi spara! Ma come cacchio... Oddio, aiuto! È qualcosa di grosso, che cosa siamo morti? Siamo morti! Così, a brutto muso, ma io ero tranquilla, ero... Sì, ma spari o no? Ma non abbiamo munizioni! Non spara! Tutti, proprio tutti, ho sbagliato qualcosa, ma non spara! Ho problemi! Cioè, c'ho tre munizioni e non mi spari? Dai, su... E poi dopo Smirich, cioè, ragazzi. Aspetta, due, non. Non muoiono! Oh, oddio! Possiamo fare qualcosa? Siamo senza tutto davvero? Sì, però. Oddio! No, 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 dobbiamo trovare un momento di logica. Com'è che si piaceva fare? Non è così? Ah, ecco.
È stato un risveglio traumatico il mio, comunque. Aspettate un attimo, solo un attimo. Mancherebbe, ci sei riuscito? Allora, io mi sono fatta le munizioni, non possiamo fare niente. Perfetto, appena buttato via l'unica cosa che potevamo sopravvivere. Possiamo fare due dardi? Facciamo... Che peccata pazzesca. Per me moriamo male. Non mi aspettavo un risveglio così poco felice. Giuro. Un risveglio così... Porca... Cioè, che male! Cioè, malissimo ha fatto, C'era... Ma è stata una cosa... Cioè, non mi aspettavo un inizio così abbastanza aggressivo. Abbiamo quante... Semiautomatica. Sai cosa c'era? Ne abbiamo di più di una, vero? No. Silenziata. Usiamo silenziata, perfetto. E quanti ne abbiamo? Abbiamo praticamente nessuna munizione. Io mi sparo due munizioncine del fucile, queste fanno sempre bene. Qualcosa in più per forza. E adesso magari due arpioncini, così intanto per facciamo tre. E andiamo piano. Porca miseria, qua abbiamo fatto proprio un rischio. Ma spaventato, quel pezzo lì mi ha spaventato. Ma aspettavo una cosa del genere. Mi sono caccata sotto. Una cosa intelligente, carichiamo le armi. Carichiamo le armi. Ritorniamo. Quella con il silenziatore, no? Sì, vabbè, ma a caso, ma si svegliano male così qui, dai su. No! Ma l'avevo car- Ho dei problemi con i comandi. Ancora. Eh no. Stiamo esagerando. Ti ho caricato e non me lo caricava. Vabbè. Tutto bene, quel che finisce bene, andiamo. Però continua a darci un'ascia, ogni tizio ci dà un'ascia. Quindi di conseguenza, se ogni tizio ci dà un'ascia, se non riesco a farli fuori in maniera sneaky sneaky, che se tu fai sneaky sneaky, però ce la faccio. Sì, già tutto sangue, poi che sono incazzati è ancora peggio. Poi buio. Cioè, c'è un sacco di gente qua. Mamma mia. Quello lì lo sto giocando per portarlo su YouTube. Toppi ovunque, signore. Caraio, toppi ovunque. Dai. Dammi tempo perché sennò... Ho preso tutto? No, non ho preso tutto. Allora, dobbiamo studiare un attimo il meccanismo. Vediamo se riusciamo a prendere almeno uno. Solo uno. Però arrivano dalla mia parte, arrivano. Bravissimo. Non ce la faremo mai, eh. Questo è un rischio che faccio al buio, eh.
Lui è buio, 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 buio. Ok, si è fatto. Non so se cambi proprio il fatto di andare in giro al buio qui, ma... abbiamo un'altra ascia. Se ce la ricordiamo, l'altra ascia va tutto bene. Miss, fanno una comunella, è finita, vero? E c'è quello grosso. Probabilmente il grosso dobbiamo sparare alle... cazzo, il mostro grosso era girato. Questo riusciamo a prenderlo così. Non ci vede. Tengo le luci. Questo era pericoloso. Ok. Questo è brutto, eh. Questo spara, questo sparacchia robe brutte. No, non abbiamo neanche... non ho dardi. Proviamo? Vale che va, ci facciamo. Non l'ha preso? Non l'ha preso? E quando è così? No, vado a prendere gli altri prima. So già che sennò facciamo una brutta fine. È brutto. Non ancora lascia, vero? Male cieco. Segue. Ok, ho consumato l'ascia senza avere... non poteva passare senza ucciderli? Di solito quando divento così avida di roba, come minimo muoio. Io qua. Questo è per forza prenderlo alle spalle. Cavoli, secondo me non ce la fa. Sono troppo lenta. Il mio giopino mi sembra di una lentezza inaudita. Come si fa a essere così lenti nella vita? Non è possibile. Chi è che manca ancora? Quante che ne abbiamo? 8 e ne abbiamo 14. Faccio uno e riesco a farne quante? Uno. Perfetto. Mi sento fortissima. Ah, qua fermo. Qua non possiamo andare avanti. Mi manca lui. Vediamo un po' come funziona. Non ci provo neanche a prendere alle spalle questo qui. Ha sentito? Non abbiamo... non abbiamo niente. Cioè io se volessi tipo... nulla? Ah. Serio? Ma non ci faccio niente! Com'è possibile? Cosa non comprendo? Corre! Mamma!
non c'è niente. Cazzo, fatemi. Ma cos'è? Parezzi, sì. Anche se sì, sparando, cioè, salve, capito? Allora devo usare altri munizioni, cioè non... Non capisco. È brutto vedere correre sto coso, comunque. Complimenti, beh. Cose brutte, brutte, brutte. Stanco, come al solito siamo stanchi. Lui è lì, cosa possiamo fare? A parte il dardo normale, non possiamo nessun fare tipo... Una scossa elettrica, dai. Una scossa elettrica. Possiamo farne una? Farne una. Siamo conciati una porcheria, proprio. Le provo tutte, io provo a vedere se... Magari questa continua a dargli danno e noi siamo felici, no? Proviamo? Sta morendo? Ma... Non comprendo allora. Non comprendo. Ce l'abbiamo attaccato a sedere. Amico, è bellissimo sapere... Ciao, Peppe! Siamo fregati, ragazzi. Io non so... Probabilmente posso allontanarlo senza fare in modo che ora che arriva ci vorrà un po', no? Vediamo se ha ragione. Questo è da malati, comunque. Questo è da malati, sappiatelo che è da malati. Non fa niente. Ah, dovevo solo distrarlo? C'è un triciclo. Avete sentito anche voi qualcuno? Comunque, siamo messi molto male. Non abbiamo munizioni, non abbiamo niente. Cioè, dovesse venire fuori un boss adesso. Hasta la vista, hasta la vista. Oh. Tu, eh? Faccio fuori te prima. Ok. Prendi. Ok. Oddio! Ma state calmi, eh. Vieni. Uno facciamo fuori. E l'altro ci pensiamo dopo. Aiuto. Una boccata. Ma che brutta vita. Ragazzi, ho bisogno veramente di un attimino di pace. Ma voi non volete darmela. Sì. Dice qualcosa. Oh ragazzi, c'è un dardo. Eccola. Siamo compassionati, mi è venuto. Sì, 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 sì. Ok. Io mi devo sottomettere, scusa. Ne, no, ne. Avete capito male qui? Quanta roba che c'è in giro. Quanta roba che c'è in giro. Ah, davvero? No, c'è un coltellino. Molto bello, molto bello questo. Non funziona, non funziona, non funziona. Mi hanno fatto malissimo. Ah, vedi che c'era uno di questi qua stronzi qui allora. Sì, mi sono cagato addosso. E vabbè, capita. Non me l'aspettavo. È sbucato all'improvviso, è sbucato. E chi se l'aspettava?
Ah, potevo anche non consumare, lasciami. Sono spaventata perché è arrivato di corsa. Quindi non mi aspettavo una cosa del genere, capito? Io stavo facendo fuori i giuppini qui. Sono piccoli, sono gestibili. Bene, in giro la sentina. Vuoi registrare il mio urlo proprio? Però. Però c'è quello con un colpo, ma ha ucciso, eh? Ah no, però mi aveva già fatto fuori. Mandato questo, possiamo fare qualcosa? Sì, sì, so, ovvio. No, ne faccio uno per forza. Non possiamo più fare niente. Cioè, io ho una situazione del genere e non mi sono detto... Ciao, Pode! Come stai? Siamo messi malissimo, siamo messi veramente male. Non ho armi, non ho niente, cioè... Siamo andati proprio malissimo, allora... Seduto? Bene, mi fa piacere. Si sta comodi seduti, vero? Dipende, è stato posseduto magari da un po' fastidio. Comoda, seria, perché mi stavo... globando dalla paura che ho provato. Intanto mi sono spaventata, ragazzi, che è venuto caldo. Oh, una porta nel nulla. Posso bussare? No. Non abbiamo preso quello di prima, quindi devo... Quasi. E c'è la bambola. Se adesso non prendiamo quello che ho preso prima, l'avrà tenuto. La mamma non si è mai arresa, non come te. Ecco. Ha provato a dirtelo, ma eri troppo stupido per ascoltare. No, 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 non può essere. E se ci ha messo? Mai lei è riuscita dove tu hai fallito. Non hai ascoltato, li hai perseguitati. E così hai perso te stesso. Tu non sai niente di me. Myra ha capito che avrebbe raggiunto i suoi scopi con la sottomissione, unendosi. Oddio, siamo morti. Cioè, mi mettono lì con quelli, siamo morti. Cioè, non ho munizioni, non ho niente. Mi faccio farli fuori. Dai, però. Benissimo, no, porca. Esatto. Uno mi ha fatto fuori, quell'altro lì che passa davanti non è il massimo, moriremo male. Lo sappiamo. Quante munizioni abbiamo del fucile? Mi sento felice qua in mezzo, un momento di felicità la mia, cioè uno si sente sicuro, bello. Un posto così accogliente, con poche problematiche, tu rimani giù. Oddio mio, Dio! Rilassato, sì, infatti mi sento benissimo. È un momento di gioia il mio. Ho visto. Ok, abbiamo... ci siamo... poi... quello è brutto! Quello è brutto! C'è qualcun altro. Vabbè ragazzi, questo qua è bastardo. L'abbiamo ucciso però. Questo con che cosa uccidiamo? Non abbiamo opzione. Cosa ho fatto di male? Scusa, eh?
Bene, ragazzi, due munizioni di pistola. Allora il mio mondo è tutto diverso adesso. Tutto è cambiato, tutto è più bello, è più roseo. Due munizioni, due. Com'è lento. Com'è lento. No, 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 m'ha visto. M'ha visto, m'ha visto. Calmo, eccala. Merda, vero? Una cosa devi fare, una. Che cos'è sto pezzo? Ma ragazzi, è uscita un'altra, si è morti. Tutto bene? Piaciuto? Ti prendo. E riesco a prenderti alle spa. Non parlo più, giuro. Oddio! Sì, no, ma ragazzi, cosa devo prendere? Vedo qualcosa. Gel verde, non è il momento del gel verde, ragazzi. Ti fa fuori. Ti fa fuori male. No! Questo lascia? Perfetto. Ho sbagliato. Abbiamo missato tutto il nostro... Olè. Sicuramente lei non missa, ragazzi. No, vabbè, ma... Ma davvero? Lascia, lascia! No, prendo, lascia. Qualcun altro? Dovremmo andare di là? Ci proviamo? No. A furia di correre in tondo, mi sono persa. Ah, qua c'era... Ah, sta tornando indietro, quindi no, andiamo di qua, andiamo di qua. È giusto? No, ci si ferma. Bella questa barriera invisibile che ti porta a fermarti. Quando dicono no, tu stai andando troppo in là, dovresti imparare a fermarti. Cioè, sto andando proprio a tentativi per tutto. No! Non li voglio quelli di io. Quanto si è messi? Allora, c'è ancora uno di quelli lì brutti. Ma noi da che parte dobbiamo andare? Io lì. Devo ancora capirlo. Dov'è che mi ha dato salva? Sarà, magari c'è scritto qualcosa qua? No. Beh, ragazzi, lì sicuramente c'è qualcosa. Col cavolo che vengo lì. Quindi? Non posso calpestarti. Oddio! Oddio, mio Dio! Ma dai, non è possibile che sei ancora vivo! Cosa sei? Date munizioni. Dobbiamo far fuori tutti, forse?
Va bene. Ciao, grazie per essere passato a salutare. Ciao, ciao. Abbiamo trovato. Ragazzi, io non so chi mi sta seguendo, me ne sbatto altamente. Ciao, Pode, grazie, grazie per essere passato. E ne vado giù. Sì, no? Sì. Sì, io. Io. Devo trovarla. Bene, allora vieni da me. Lily, sei davvero tu? Lily. Lily! Eccola qui, la tua adorata figlia. Non è quello che volevi. Papà, mi hai abbandonata. Perché mi hai lasciata da sola? No, ti prego. Io non potevo. Ciao, Tiberio. Io volevo. Come stai? No. 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 Non ho parole. Sei condannato a ripetere gli errori del passato, ma potresti unirti a me. Fallo ed esaudirò ogni tuo desiderio. Salveremo Lily da Myra. Quando avrò il potere del nucleo, tu sarai finalmente libero. No. Ci vuole più dei proiettili per fermarmi. Quando imparerai? Sparato, Sebastian. Perché? No, no. Abbiamo ucciso chi? Abbiamo ucciso la nostra amica Torres, come si chiamava questa qui? Forza, andiamocene da qui. Ah, perché eravamo lì che abbiamo fatto saltare tutto. Ora abbiamo avuto questo. Ok. Questo trip. Lei con un buco in pancia si sta cercando pure di proteggere. Scappa cosa? Non puoi dargli la vita. Devi fargliela pagare, quel figlio di puttana. Sebastian, che c'è? Stai bene? Lavori troppo. Stai delirando. Myra. Torres. A Torres? Dov'è? Sono a casa, come ho. La stanza di Lily. Com'era un tempo. Come sarebbe dovuta rimanere? Oh, è positiva. Bisogna andare a vedere le positive. Senso.
Ma cos'è? Umorismo inglese oggi, aiuto! Porta chiusa. Aiuto! I disegni di Lily. Dio, spero che le sia rimasta un po' di innocenza dopo tutto questo. Lily. Apra porta. Io non inseguo Lily. Vabbè, è una bambina come che disegni. Cioè, scusa, anche tu. Cos'è, Picasso? Vado fuori dalla finestra. Non posso uscire dalla finestra, la porta. Neanche dalla porta, non posso uscire. Devo aprire l'armadio. Non posso aprire l'armadio. Quella lettera. L'ultimo messaggio di Mayra. Era nascosta tra le sue cose. La prendo? All'epoca sembrava folle. Ma avrei dovuto crederle. Mio caro Sebastian. C'era lei. Se stai leggendo questa lettera, temo che sia accaduto il peggio. Significa che mi sono avvicinata troppo alla verità. Significa che potresti non rivedermi mai più. Mi dispiace avertelo nascosto, ma l'ho fatto per proteggerti. Dalla verità o dalla mia follia. Cornu, no. Allego una copia delle mie ricerche. No, spero peggio, solo che peggio. Tu non la riceva mai, ma se succedesse, dovrai finire ciò che ho iniziato. Ti prego, fa giustizia per Lily e per me. Ti amo con tutto il cuore. Mayra. Perfetto. Io stiamo guardando un muro. Ah no. Momento di crisi. Mi dispiace, Sebastian. Uno che sta parlando, siamo noi. Hai sopportato così tanto. Tutto questo tempo. Ed eri solo. Sebastian. È colpa mia. Momenti di colpa. Hai cercato di dirmelo. Ma non ti ho creduto. Ora sono così confuso che parlo con un'allucinazione. Poverina! Ti ho delusa. Non ho salvato Lily dall'incendio. Era morta? Non ce l'ho fatta. Non è vero, Sebastian. Non c'era alcun incendio da cui salvarla. Adesso lo sai. Ma non sono riuscito a proteggerla. Non avresti potuto. La Mobius è troppo potente. Sarebbe come... sarebbe come se ti incolpassi per un terremoto. Ma non è brutta, poverina. Non è stata colpa tua. A manina per favore, non continuare a torturarti. Sei un bravo uomo, Sebastian. È per questo che ti ho sposato. E questa volta tu puoi salvarla. E se tocca la mano non c'è più. Vanisce. Vergognati. Troppe forze cercano di distruggerti. Tu devi essere forte. Non farti schiacciare dal passato.
ti perdono. Lo farà anche Lily. Ma la cosa più importante è che tu perdoni te stesso. Perdona te stesso. Siamo soli adesso. Ha ragione. Ha sempre avuto ragione. Ha sempre avuto ragione. Ma mica Teodoro usa il mio senso di colpa contro di me. Sono diversi, no? Ma che colpe ho? È colpa loro, non mia. Ecco, mi hanno portato via tutto. Pacco tutto. Non sono stato io a iniziare, ma sarò io a finire. E che Dio aiuti chiunque cerchi di impedirmelo. Myra, che donna incredibile. E se donna che... Poteva fare qualsiasi cosa. Usano. È riuscita anche a infiltrarsi nella Mobius. Quando si metteva in testa qualcosa, niente poteva fermarla. Cosa? Ho fatto, via. Rinascita spirituale, siamo rinati, ragazzi. Hoffman, che è successo? Morta? Ma davvero? L'abbiamo uccisa? Grandi. Lei ti ha portato qui. Mi dispiace, Sebastian. Ho cercato di salvarla, ma... No. Mi ha sparato. Ho sparato. La ferita da proiettile era superficiale. È morta per le ferite che le hanno inferto quei mostri. Dannazione. Non doveva morire così. Era un bravo soldato. Soldati muoiono combattendo. Voleva solo salvare Lily. E ora è morta. È colpa mia. È tutta colpa mia. Di nuovo. E prima era colpa degli altri, adesso è colpa sua, tutta sua. No, Sebastian. Primo! Non è colpa tua. Comprasi. La papà, ma no! Non lasciare che ti faccia questo. No. È un momento tragico, perché lui è un po' incerto. Hai ragione. Un giorno, sì. Quel maledetto figlio di puttana. È questo che vuole. Caso, c'è una personalità abbastanza altalenante lui. Ma lui ha fatto tutto questo, non io. È lui il colpevole. Prima sì, poi no, poi sì, poi no, poi sì, poi no. Ok, è ora di farla finita. Devo solo trovare Theodore. Non sarà un problema. Distruggere il macchinario di Liam ha funzionato. Theodore è allo scoperto. Il problema è avvicinarsi. La sua? Che vuoi dire? Guarda, è una registrazione delle telecamere di sorveglianza. La fortezza di Theodore è apparsa in mezzo a Union. Ma è circondata da quello che sembra un muro di fuoco. Merda. Non riuscirò mai a superarlo. Forse c'è un modo. Ho trovato un dispositivo nel laboratorio di Liam che può essere utile. Bene, vediamolo. Non è ancora pronto. Devo fare qualche modifica. Ok, fai ciò che devi. Se non ricordo male, da queste parti c'era un hotel. Vado a controllare, se è sicuro ti invio le coordinate. Puoi raggiungermi lì con il dispositivo. Ok, a più tardi. Oh, c'è così, no? 13, siamo alla fine, ragazzi! Siamo alla fine, fatti largo tra ciò che resta di Union. Ok, mi faccio largo. Vediamo, mi bevo un caffè. Caffè non si dice mai di no, caffè. Il caffè è sempre il caffè. Siamo. Oh, adesso è felice. Adesso è full. È quasi full. Io prima salverei, che non voglio... cos'è? Caffè, sì. Scusate, ma ho visto un'arma. Mi guardava, era lì. Sì. Mi dispiace, Smeralda. Ma ti assicuro che la tua morte non sarà vana. Lo troverò e lo ucciderò come un cane. È così, capito? Poi non... da questa frase, però... Quest'arma automatica usa munizioni standard, rifrigerata di media stanti, ma consuma velocemente le munizioni.
da più, però cioè, viste la cosa. Allora, andiamo a farci giù un po' di cose verdi per momenti verdi e felici, dai. Possiamo farcela. Guardiamo diapositiva, sicuramente mi dà qualcosa. Gattino, gattino, c'è la diapositiva. Fa di cose verdi lui. Continua. Abbiamo saltato un sacco di diapositive. Due le abbiamo saltate. Sì, Sebastian. A cosa stai pensando? A Lily. Tutti la vogliono. È l'unica vera vittima. Da tutti questi anni con la Mobius avranno distrutto la sua innocenza. È ancora una bambina adulta. Lo spero. Le hanno rubato l'infanzia. Non è potuta andare a scuola. Avere tutti i compleanni e le feste che si è persa. Mi spezza il cuore pensare a tutto ciò che ha passato. Lily è sempre stata precoce. Aveva quel modo di guardarti. Si vedeva che ti capiva non solo ciò che dicevi, ma anche ciò che provavi. Ho sempre saputo che era speciale. Ma pensavo che fosse solo perché era mia figlia. Lily è speciale. È stata scelta per via dei suoi altissimi punteggi. Continuo a parlare di lei al passato. Non mi sembra ancora vero che sia viva. E che... Lo è. Ma devi salvarla prima di poter ricostruire il vostro rapporto. Sono Peppe, incomincio a preoccuparmi di te oggi. Ragazzi, siamo alla fine. Dai che lo finiamo. E domani partiamo con... Vedi che mi ha dato giù la roba verde. Non possiamo fare niente. Cioè, praticamente non possiamo fare niente. Sembra che abbia bisogno di aiuto, detective. Certo. Abbiamo 8.000, non possiamo fare niente, ragazzi. Con 8.000... E usando la cura può essere furtività... 7.000, i tuoi passi... Oh, anche questa non è male, facciamo così. Uno... Olè... Combattimento... Che bigola. Ragazzi, abbiamo più niente. Cioè, ci è andato molto, devo dire. Ci abbiamo qualche chiave? Abbiamo qualche chiave? Nessuna. Abbiamo una. Io sparerei questa. Quanto ci ha dato? Beh, non abbiamo tanto, ma non abbiamo poco. Vediamo, vediamo. Alla fine non è che questi inculi d'arma da fuoco mi lasciano basita. Aspettiamo, non fare niente di... Ora, andiamo, salviamo e siamo pronti. Potenzierei il fucile, penso che avevo già... Perché? Ma io non capisco. Non abbiamo niente per fare niente, c'è un momento triste. Allora, qua 125, agitata, ci può servire. Scossa, dai. Non è male. No. Ho sbagliato. Dardo esplosivo. No, d'arpione. No. Un velo. Per il momento possiamo andare. Penso che non siamo proprio alla fine, perché ci faranno potenziare un po' tutto, no? Andiamo. Ci siamo, ragazzi, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Da che parte dovremmo andare, soprattutto? Come Sandra ti distrai? Senso?
Di qua, deduco questi di qua, perché no? C'è una porta qui, lo sapevo. Per quale motivo? Abbiamo 2 munizioni di fucile, 0. Abbiamo un dardo elettrico. E siamo fregati, ragazzi, siamo fregati. Che carino, davvero, sei di così. Mi dai qualcosa? Tu non avevi niente, che braccine corti questi cadaveri, però. Entra e lavori al PC, fai proprio l'uomo che lavora al PC al bar, che figata. Ok, ma di qua non si può andare. Ma di qua siamo già arrivati, da che parte devo andare? Fatti largo. Ma no. Abbiamo sbagliato strada. Sono abbastanza incazzata, eh. Hoffman, porca miseria, exit. I 5 devono andare di qui. E di qua mica c'era il sacerdote. Ehi, c'è qualcuno in ascolto? Novità. Sykes, sei ancora qui? Tutto ok? Sebastian, proprio l'uomo, proprio che, cercavo. Tutto ok, ma mi servirebbe il tuo aiuto. Meglio raggiungere il suo rifugio e vedere che succede. Via. Andiamo qui. Ok, abbiamo trovato l'altro, ci siamo, ragazzi. Ragazzi. Oh, quanta roba. Possiamo fare cose belle. No, non berlo il caffè, non berlo il caffè. Non berlo. Ma se sei full, perché bevi il caffè? Non dovresti neanche accettarlo il caffè. Ah, tu pensa, sì, bravo, bravo. No, per il momento non mi sta... Qua. Pura, cazzo, lì, tachicardia pura. Vabbè, possiamo salvare, così partiamo da qui in caso di morte atroce. Qua. Sì, va bene, bravo. Merda. È una vera fortezza. Che succede, Sebastian? Lo stand sta impazzendo. Sembra ancora più instabile di com'era prima. Non ne hai idea. C'è il tuo zampino, immagino. Sono stato costretto a farlo. Pure. Porrò fine a tutto questo. Vado a salvare Lily. E stavolta ho tutto quello che mi serve. In bocca al lupo, Sebastian. E tienimi aggiornata, ok? È importante che io sappia cosa succede, così posso aiutarti di nuovo. Intesi? Intesi. A presto. Stato incazzato. Lui ci guiderà! Ma sta succedendo qua? Ui, ci guide parlano adesso. Ancora peggio. Qualcosa su lì. Bisogna salire. Bisogna salire.
un pazzo hamburghese. Ho esplosivi. Forse correre così. Oddio mio Dio. Che ho fatto? Io non posso. Devo andare di qua. Andiamo di là. Accogli la sua fiamma. Ma questo che va in giro così mica l'aveva fatto fuori. Lui li uccide tutti, perfetto. E io faccio lo spazzino, porto via tutto. Lui non ci caga perché non deve cagare noi, spero. Non devi evitare, mi abbasso. Vai. Quando ti refullano così tanto non è mai un buon segno, eh. Cacchio fai? Se andare di qui, se andrà di là, secondo me da che parte devo andare? Esplos. Lo uso? Vediamo cos'è USA. Ma davvero? Si gira e lo prendiamo zac 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 alle spalle. Zac zac zac. Via. Sono velocissima. Nessuno può eguagliare la mia velocità. Nessuno. Ora che era lì lui già è morto. Cioè praticamente lui no. Spegniti. Spegniti. Si è spento. Lì. Chi è che mi ha visto? Lui stava cercando. Ecco, allora. Va bene. Interessante. Puttana, io non è possibile. Boa. Brutto momento, brutto. Ragazzi, questa è una cosa che ci porterà male. Oggi mi sta facendo fare di quei saltini sto gioco che... Stranamente, eh? Capito, ma continua... Ciao Steve! Come stai? Oh cazzo!
Che abbiamo dietro? È proprio bella, la mia vita è bella. Quasi. Eccolo qua. Non esiti. Come stai, Steve? Dai ragazzi, ma non è che potete accanirvi contro un poverello che qua che si fa i cavoli suoi. Fa i cavoli suoi. Accogli la sua fiamma. Ma seri? Come sai? Venti mesi! Ci avviciniamo ai 2 anni! Cavolo! Siamo tornati in punto capo? Siete seri? Grazie, Steve! Ah, grazie! Tutto noi siamo bloccati così, un momento di gioia. E per il resto, qualche bella novità? Figa. Cioè sto girando in tondo? In particolare quella cosa lì come va? Meglio? Sono saltata fuori, quasi prendo fuoco. Ho trovato un buco senza aver visto il buco. È da tanto che effettivamente non ti sento. Anzi, ma noi dove cavolo dobbiamo andare? Ah, semplicemente qua. Aspetta, sì, perché effettivamente c'è da tanto che non ti sento. Mi preoccupa sapere tanto. Che lavoro? Aspetta, questo non lo so però, che lavoro? Chi ti ha chiamato, Simo? Guardate come salta, Mata. Non lo sapevo, da quanto? Siamo quasi, posso entrare qua? Come indica il ciccio morto. Come mai questa scelta? Guardalo lì, cosa ci regala il tizio morto? Oddio! Ma dai ragazzi, ma oggi che cosa c'è sto gioco? Porca miseria. No, non posso lasciare giù sta roba, lo so. Oddio! Dai, ci sta, ne pare che ti piace, ti diverte, ti... Ho sbagliato strada. Anzi, io... Corro a sto punto perché sono rotte marrone. Non corre! Perché non mi ricordate ogni volta che dico così che questo tizio non corre? Che c'ha la voglia di correre come un... non so che cosa. Porca miseria. Ma davvero? Ma come mai si è scelte qui? Ma bellissimo, eh? Sapere che hai fatto delle scelte del genere è proprio bello. Complimenti, Steve.
Ora, ricordati, bisogna fare quello che ci piace fare. È un lavoro assurdo? Se ti piace, è un lavoro che va bene. Mancherebbe. Step 1, wake up, really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3.